Roma, 29 marzo 2020, preludio al bacio. La terrazza del mio piccolo attico, con vista mozzafiato, ormai si era trasformata in una comune degli anni 70. Una via di mezzo tra il festival di Woodstock e Campovolo. Peccato però che non ci siano né hippie a cantare Aquarius e neanche quel figo dell'Iga a ballare sul mondo. Eh sì, perché la storia della Milva, la mia vicina, ex modella di età vintage, era appassionante. Da popcorn al caramello dopo aver affittato un film in cassetta dal mitico Blockbuster in Corso Francia. Insomma, aveva catalizzato l'attenzione di tutto il palazzo e anche dei dirimpettai appollaiati sui balconi. Tante faccine emoticon miste. Ebbene, parlavamo di due innamorati che si baciavano per le vie della città. Gossip, leggenda. Insomma, al tempo del Covid-19, un bacio in pubblico è da supereroi. Ma prima di andare avanti con il nostro racconto, come direbbe Alfonso Signorini, frizziamo i protagonisti. E intanto vi consiglio di cliccare sul link della puntata precedente. Lo trovate proprio nell'articolo e sarà un viaggio emozionante leggere come Lisa e Stefano iniziano il loro piccolo grande amore, come dice il re Claudio Baglioni. Ma adesso, stop freeze! GF VIP docet. Dal vicinato arrivano i primi commenti interattivi. D'altronde siamo in quarantena e la gente si impiccia. Marco: raga, sta storia è un trip, urla il diciottenne del piano di sotto che gioca a pallone 365 giorni l'anno nel cortile condominiale. Signora dell'attico: ma secondo me Stefano è sposato, incalza la signora di fronte, di cui non so assolutamente il nome, ma ha sempre la sigaretta incorporata al labbro inferiore. Perla: no, no, la Lisa avrà di sicuro dei figli e non ha detto nulla allo Stefano. Il commento della mia mitica amica settantenne mentre sgomita il marito. Sono una coppia del profondo nord che abita nel palazzo di fronte al quarto piano. Tra un commento e l'altro la Milva inizia a parlare come il mistico profeta Zarathustra. Tutti in silenzio sgraniamo gli occhi, pronti a sognare. Faccina gatto, occhi a cuore. Ore 9. Era una calda domenica di marzo. Lisa e Stefano si erano dati appuntamento dopo pranzo. La preparazione psicofisica di lei era paragonabile al giorno prima di un matrimonio italiano. Faccina che ride con lacrime. Di lui invece, come tutti gli uomini che scappano dal matrimonio italiano. Faccina che piange con lacrime. Lisa prende il telefono e chiama Fiore, la sua amica d'infanzia. Lisa: pronto Fiore, come stai? Dall'altro capo del telefono la sua amica aveva già un sorrisetto divertito. Ok, che devo fare? Come lo devo fare e come andrà a finire? Fiore: premesso che siamo due sorelle, Lisi, e ti voglio un mondo di bene, per il resto sei un disastro e lo sai. Stai tranquilla e vivitela senza paranoie, easy, e finirà come tu vorrai. Lisa: ma io non sono paranoica, pronuncia le parole come la bambina dell'esorcista. Fiore: no, infatti, sei peggio, e ride. Ore 15, l'appuntamento. Lisa cammina a passo sostenuto e ascolta in cuffia Ed Sheeran a tutto volume neanche avesse 16 anni. Stefano è appena arrivato. Si vedono da lontano, sorridono forte. Lisa si ferma all'improvviso, travolta da un brivido lungo la schiena, poi si morde le labbra. Lo fa sempre quando è nervosa e vuole attirare l'attenzione e china il capo da un lato, ride, lo guarda ancora e ride, scuote i capelli come a dire no, non mi avrai, ma sì, prendimi, sono qui. Lisa pensa che quel giorno non toglierà mai gli occhiali da sole, i suoi occhi sono un libro aperto e non vuole che nessuno lo legga, vuole strapparle quelle pagine. Stefano è appoggiato sul lato della macchina, gli occhi su Lisa, la guarda, è così bella, la vuole, è adorabile, la vuole e da 27 interminabili anni. Erano giovani, troppo giovani, erano amici, troppo amici, le loro vite appartenevano al mondo intero, non potevano fermarsi, era troppo presto e la lasciò andare un pomeriggio di maggio. Lisa entra in macchina come fosse una clandestina, è nervosa, ride, è felice. Cerca di mettersi la cintura di sicurezza, tra la borsa, la giacca, la sciarpa, la paura della gente che passa, fa anche caldo ed è tutto realmente surreale, ma lui è accanto a lei. Stefano all'improvviso le afferra con delicatezza la nuca e sente i suoi capelli biondi e soffici che volano leggeri con la pochissima aria che filtra dai finestrini. Lisa odora di vaniglia.
ma sai che sei proprio profumata, signorina? E lei per un attimo sospira, le manca il respiro. Dopo un istante si trova a sorridere tra le calde labbra di lui. Non se l'aspettava così in fretta, ma era l'unica cosa sensata che potesse fare Stefano. Interrompere quella lunga attesa durata quasi 30 anni. Italia, perdonaci. Italia, ti giuriamo che tutto questo rimarrà tra noi. Ti giuriamo che non vogliamo male a nessuno, ma se non lo facciamo, faremo male a noi stessi. Italia, ti amiamo, ma tu ama noi. In quel preciso istante, come raccontava la Milva nella prima puntata, mentre Elisa e Stefano si baciano, passa la parrucchiera a buttare la spazzatura, che lo racconterà alla gattara del quartiere, che a sua volta lo riferirà furtivo al portiere, che lo ha detto alla Milva, che ne ha parluzzato con me, che lo sto raccontando a voi. Insomma, in quell'attimo un semplice bacio diventa una storia avvincente, neanche fosse via col vento. Cupido è fiero perché questi due sono tutto quello che l'amore desidera. Baciatevi! E infatti fu il bacio più lungo della storia, addirittura paragonato a quello di Cary Grant ed Ingrid Bergman nel film Notorious di Alfred Hitchcock. Il bacio era bellissimo. Era il mare della leggenda del pianista sull'oceano. Era l'orizzonte, era santo cielo, quanto abbiamo aspettato. Era non lasciamoci più. Era sarà quel che sarà. Era noi. Era ti ricordi quando ci siamo conosciuti? Ti ricordi quando eravamo giovani? Era emozioni folli, insperate, dimenticate, ricordate, volute, amate. Amatevi. Ricordatelo quando l'amore non ci sarà più nei vostri cuori. Ricordatelo questo momento e fermate il tempo, perché certi attimi non tornano più. Bastano quattro note, solo quattro note che battono in levare a far battere il cuore, solo quattro note ad aprirti l'anima. Poi Lisa scende dalla macchina, ancora un bacio, si volta per un sorriso e Stefano l'afferra di nuovo. Adesso vai, corri, le dice, e le fa cenno con la mano, ma poi la tira a sé, aspetta Lisa e la bacia ancora. Lisa ride forte, ride bella, ride il sole. Chiude la portiera e la sbatte più forte del solito, si ricompone, non si volta e gira l'angolo, corre, corre, poi rallenta i passi e inizia a camminare, 3 metri sopra il cielo, come neanche Federico Moccia potrebbe mai immaginare. Vola come modugno e pensa che un sogno così non ritorni mai più. La gente cammina svelta intorno a lei, Lisa è ferma e guarda il cielo. Pensa, travolgimi dall'amore di un bacio senza fine. Fermalo questo tempo, dico a te, lassù, non voltarti, guarda me, guarda oltre, senza limiti. Passano i giorni, sono travolgenti, emozionanti, sono alba e tramonto, sono sole e luna, sono mare e cielo, sono l'amore. Ma poi arriva la neve, la notte, la paura, i pensieri, e un solo giorno spazza via tutto, un solo giorno di pioggia. Si guardano per l'ultima volta, si dicono grazie con gli occhi, si baciano l'anima. Non importa quanto può durare una storia d'amore, non importa il tempo, le ore, i minuti, è stato sentirsi vivi, è stato comunque amore. È stato emozionante, è stato stupore e rimarrà per sempre nei loro cuori. Per sempre quell'attimo che si gridavano ti amo, che viaggiavano abbracciati, che si giuravano per sempre. Quell'attimo che non tornerà mai più. L'attimo. Ci siamo innamorati perché eravamo niente e siamo tutto. Lasciarsi al tempo del Covid-19. Anche questo è amore. Ma poi si lasceranno davvero Lisa e Stefano?